da vuoto quando schiva, perché fare 1-1, 2, pure quella tecnica di fare 1-1 che se entra sta a più 7 e poi tiri medio, tanto dal serpente c'hai i bassi che sono ridicoli, uno sta fermo e è finito il gioco. Tiri, lo tiri una sola volta, stai a meno 4, meno 5, l'avversario, cioè, se ne frega, sta in drago, che il drago non abbassi, quindi cioè, è tutta drago, un drago molto rischioso, sì. Sì, cioè, no, in più non può operare i bassi, quindi c'è, cioè, una situazione un po' così. Non so quanto. Giunni, accetta. Questi appuntamenti quanto durano? Allora, le serate durano, guarda, solitamente tra i match in programma e il e poi il free play che facciamo nella lobby post, arriviamo più o meno a mezzanotte, dalle 9:30 più o meno a mezzanotte. Poi ovviamente sì, chi resta, chi non resta. Una volta finiti i 4 match in programma, siete tutti liberi. Un attimo, arrivo subito. Tranquillo. Tanto diamo subito Giunni e Jinrei pronti. Nel tempo io cerco di aggiornare la classifica. Abbiamo avuto Mauro con 1, ha battuto Drunken, quindi è andato a 30 punti. Scusatemi, ma sapete, sai che è arrivato il fattorino portandomi l'albero di Natale. sì, finalmente l'estate è finita perché non se ne poteva più. È finalmente arrivato l'inverno. Abbiamo un Fang, primo Fang del campionato. Jinrei Sama. Personaggio fresco, nuovo per il CRC, vediamo un po'. Ma è estremamente forte, fortissimo, cioè sì, sì, di tutto, però abbiamo visto una prova da giocatore spagnolo, oddio come si chiama, all'ultimo torneo, Kuiper, che ha fatto dei pezzi clamorosi dopo essere stato battuto, vedersi battuto l'Akuma, ha preso Feng e ha fatto i morti. Questo match bello equilibrato, Raijin entrambi, quindi ci aspettiamo delle belle. Si è visto, gli ha fatto la mossa e il Lancer alto, e l'altro con la testata è passato sotto. Giuni, buon controllo. Sì, presa doppio pugno, questa fa un male cane col colpo garantito a terra pure, quindi vediamo. Primo round subito per Giuni. Un po' emo. Un po' sì, un po' anime, un po' evo. Sì, sì, capello bianco. Un po' Tokyo Ghoul. Un pochino. Pestone garantito, dietro uno. Alzo 3, okay. Spallata bassa, che è la mossa più buggata del gioco. VR2 due volte di fila. Scivolatona in counter, di nuovo scivolata. Chiude col mid. Attenzione che la scivolata non dà vantaggio pure se entra. Però lei ha tirato direttamente di alzo 4. Nonostante 2 round a 0 per Giugni. Attenzione, inizia bene. Fulminea proprio. Guarani 2, ammazza, mi dura tantissimo. Guarda che velocità di esecuzione su Guarani 2. VR2 è consistentissimi. Oh, attenzione, stavolta passa sotto, c'è il lancio, vediamo, arriva al muro tranquillamente. Che buon danno. Si è giocato a schivata 4, questa qua credo che si scopra proprio i 12. Ok, ce l'ha presa. Presa 2, non skippata. Di nuovo run in 2, vantaggio di F1. Oh, di F1. E poi il giù 2 per chiudere. Il giù 2 bello. Paro, Giunni subito, senza pensarci due volte. Non fa prigionieri, brava. 1-0. Spaventosa, non è solo una brava caster, è pure forte, è pure sta pure in formissima, cioè che cacchio vuole di più questo? Basta, è buggata sta ragazza. Mi piace questo modo di definire, buggata, è buggata. Quando vanno troppe cose bene è buggata per forza. O anche OP, oppure OP. OP. Non va bene le cose. Intanto facciamo un giro sulla classifica, nel frattempo approfittiamo della pausetta. Abbiamo visto quindi Mauro salire un po' con i suoi 30 punti, fare sorpasso a The Boss, che ha solo una sconfitta. Abbiamo visto chi è che ha vinto più, abbiamo visto vincere chi ha visto? Fira che è passato in seconda posizione con la vittoria di stasera. Quindi adesso abbiamo come punteggio per papabili al posto di campione, abbiamo solo Frontino e Fila al momento. Quindi oltre i 35 punti si è papabili per l'incontro per la cintura, ricordiamo. Hai capito. Quindi subito dopo abbiamo in attesa, abbiamo subito Yui a un punto.
Quindi la prossima settimana, tra due settimane, potremmo fare il match per la cintura fra Frontino e Fira Fira. Sì, volendo sì. Volendo sì. Potremmo partire con un main event grosso subito al terzo evento. Hai visto? E si riparte. Perché Street Fighter abbiamo aspettato 5 eventi prima di coronare il campione. Magari siamo tutti partiti dal basso, perché qui già tutti erano Tekken. E poi c'era un upset, e poi c'è stato un upset perché abbiamo avuto un cambio di campione dopo. Comunque vediamo un po' sto matchup. Il matchup di Sgravunov contro... Oh, attenzione G-Ray, c'è lo switch. Attenzione, ladro è riuscito fuori. Rars. Peccato che effettivamente Feng non credo avesse proprio delle controindicazioni. Forse giusto per il giù 2, però con la campo stanza glielo poteva evitare più spesso. Una diciamo volta buona che Frontino vince qualcosa. No, non succederà mai che Frontino vince. Non lo sappiamo. Vedremo allora la tifoseria cosa vuole. Vediamo un pochettino, perché c'è comunque un... Vediamo Lars, questo Lars che è uno dei miei personaggi preferiti. Molto figo, ma molto difficile da far rendere. Molti si lamentano del fatto che non c'ha il DF2 assassino, ma il personaggio comunque c'ha tutte le armi per poter fare i morti. C'ha delle combo infinite molto buone. Sì. Molte strade. Attenzione, Lightning Screw. Dove i trucchi. Lo splat è chiusa così con la spallata. Beh, del resto comunque c'è la Yaxa che comunque ti porta ad alti livelli. Schiva bene il DF1, ma non purga. Grazie Takanibu per il follow, benvenuto. Ottimo. Tenta il Orbital, ma niente. Ottimo da fare. Bello splat, parte Juni. Sì, diciamo lì ha provato a giocare, si è giocata un pochettino la cosa. Oh, counter back four devastante. Gli va di spalle, non ne approfitta. Ah, peccato. E tenta ora FF1 più 2, ma niente. 13 a plus frame. Sì, ottimo. Bella schiena. Bella step. Step 2 col pestone. Strano, perché quello sta a meno 14, se non sbaglio, il colpo basso della stance. Down back one per chiudere. Lo flotta. 2-0 round per Jinrei. Vediamo, sembra che la scelta sia buona. Manda corta la presa, ma non purga. Adesso un po' di Juni ha fatto la tinta nel frattempo. È vero. Ha cambiato pure i pantaloni che sono diventati neri. Non si può fare. Sempre emo, però. Attenzione qua, bello sul muro. Presa 2, okay. Mandata corta, ma bel duck. FF4-3. Chiude, bravo, G-Ray. Hai capito, sto cazzo, di G-Ray. Aveva nascosto un larsino. Un larsino importante va nascosto. Probabilmente Juni non ha neanche esperienza anche contro quel PG. Beh, perché online non se ne trovano tanti, No, perché comunque quel PG c'ha non solo un ottimo backdash, un po' più profondo della maggior parte degli altri PG, ma c'ha la posizione proprio di combattimento, la stance di combattimento, che un po' bassa. Sta un po' indietro con le spalle. Bassa indietro, sì. Che tra l'altro nei vecchi giochi era ancora più pronunciata. Esatto. Adesso l'hanno un pochettino alzato. E questa cosa qua a volte manda corte delle cose che normalmente non andrebbero. Ah, tu dici gli spostano leggermente l'Earth Box indietro un pochino? Sì, c'è un po' di questa cosa qua. È un diciamo quello che sia l'Earth Box un po' più spostato indietro. Quindi è un po' particolare. Cioè il match deve essere un po' analizzato bene, perché non è proprio easy. Quindi sia sui punish che magari sulla chiusura delle combo, magari devi correre. No, sulla chiusura delle combo no, perché ce l'hai in aria. Quindi dovrebbe essere normale. Con le gambe di solito. C'ha le gambe normali, sì. Non ha le gambette di Jack. Grazie a Dio. Sì. Più che altro è Akuma il problema. Scusami, è Kuma il problema. Kuma. Kuma. Gigas pure, vabbè, ma Gigas non usa nessuno, quindi siamo a posto. Guarda, i personaggi che sono poco usati sono più pericolosi, perché non c'hai l'esperienza e comunque il danno lo fanno. Sì, come ci ha insegnato l'ultimo TCT, TTVT, insomma. Sì, così. Il pericolo dell'orso è sempre dietro l'angolo. Ma a sto gioco ogni personaggio può vincere, ogni personaggio ha le armi, ogni personaggio fa danni. Poi c'è qualcuno che ne ha un po' di più, qualcuno un po' di meno. Però tutti quanti, bene o male, i trucchi ce l'hanno, le cose ce l'hanno. Poi ovvio, ci sono tutte le diatribe con discorsi quelli con le barre, via dicendo, quella è un'altra storia. Tendenzialmente però i personaggi standard
sono, almeno a mio avviso, abbastanza bilanciati. I personaggi che giocano Tekken giocano Tekken abbastanza, quindi diciamo che sì. Non c'è troppo da lamentarci. Il problema dei personaggi con le barre non è tanto che sono sgravati o non sgravati, il problema è che tu non puoi capire quanto lo bilanci. Ho fatto un esempio oggi, ho scritto su Facebook. È troppo difficile. No, tipo, tu c'hai una purga da 10 frame che te leva mezza barra. Ok, se tu non l'avessi senza avere la barra, sarebbe sgravatissima come cosa. Chiaro, certo. Il fatto che ti brucia una barra, quanto bilancia questa cosa? Cioè, come fai a capire se effettivamente è bilanciata questa cosa? Solo di solito nei giochi barra, con le barre dipende da quanto in fretta rifai la barra. E ce l'hanno tutti comunque la barra. E ce l'hanno tutti, certo, è chiaro. Quindi certo, il casino non è tanto, il problema è che non si riesce a capire se è una meccanica di gioco diversa, come fai a integrarla. Quello per me. Intanto, bella, subito begli scambi. Porta al muro, è fuori al muro e chiuda così. Porca miseria. Oh, direi. Si è svegliato, ha preso il suo personaggio probabilmente storico. Potrebbe essere, se ha preso pure sto vestitino un po' da supereroe, niente male. Purga male, ha giocato la mossa alta invece di utilizzare magari una... Intenta worker, ma no, non basta. E back four ancora counter, questa fa veramente male. Ha giocato sul fatto che rialzo uno di... R2 in counter. Arriva a muro, no, droppa di nuovo. È stato il drop, però è in posizione di vantaggio di F1. Ok, ecco. D2, chiude. Beh, D2 è una grandissima mossa. Anche se adesso sta a meno 1, è sempre fortissimo. È sempre anche poco facile, cioè non è facile da vedere. Bellissima schivata. Da reagire. Ecco, cosa fa questo giochettino qui, Giunni? Fa rialzo 1 che potrebbe doppiarlo, invece non tira il secondo colpo e dopo va a tirare. Quindi fa un lancio naturale. Psicologico, va. Non fa il tenta il mix up dalle stanze, niente da fare, para. Stavolta Giunni chiude al muro. Bravissima. Ottimo step. Attenzione, è combattuto questo match, ragazzi. Bello. Tra l'altro, altri due personaggi che non abbiamo comunque mai visto prima in campionato. Ci fa sempre piacere vedere un po' di roba fresca. Lì non punisce con niente. Era abbassato correttamente, non ha purgato. Lì cos'è? VS1 puniva, cioè lanciava in quella situazione. Probabilmente sì. Voglio, certamente. Oh, ecco, attenzione, Orbital. Ha esagerato. Era la combo dall'Orbital. Era la linea della distanza. FF1. Oh, FF4 non basta. No, peccato. Giunni. Qua l'errore che ha fatto Giunni è stata quella di esagerare a premere di F1. Arrivata a una distanza tale dove il personaggio comunque, Lars, automaticamente l'avrebbe mandata corta. Quindi ha preso un rischio inutile. Addirittura con l'Orbital proprio ha andato liscio, il suo DF1 è entrato lui. Sì. Come dice il maestro, ho detto anche Red King, il maestro, l'ingordigia nel culo te lo pigia. Che questa è una massima che dovete imparare tutti quanti. Clippatelo, ragazzi, clippatelo, perché questi sono i momenti da clippare. Queste sono le perle di saggezza del maestro, quindi mi raccomando. Che vuoi, Elda migliorata tanto nella tenuta mentale. Ah, perché aveva problemi a lungo andare nei set in generale. Ma tendenzialmente, comunque, essendo molto giovane e comunque non tanto esperta, è ovvio che quando arrivi sotto pressione cominci ad essere più nervoso. È normale. Poi, soprattutto in un evento, il torneo, lei credo che per adesso renda un po' di meno rispetto a quello che sa fare. Che è molto brava, assolutamente. Poi riesce molto ad analizzare. È molto intelligente, cioè si mette lì e cerca di capire le cose, quindi... E se hai visto adesso molto. Per esempio ha recuperato subito con Lars, vediamo. Sì. Si è adattata, è stata molto si è adattata molto molto velocemente. Brava. Assolutamente. Ufficialmente la prima giocatrice del CRC, a prescindere dai giochi. Sì, assolutamente. Ho un sacco In Italia abbiamo anche altre giocatrici, assolutamente. Lui è una molto famosa che adesso si sta più giocando, che è Vanex, che è sicuramente uno dei king più forti d'Europa, è stata, insomma. Wow. No, è una macchina, veramente una macchina. Comunque questo Jin Rei, che io non conosco, a me piace molto. Devo dire poi che io amo, piace Ladro particolarmente, lo chiamo Ladro perché prima era un ladro, adesso... Ah, nel vecchio giochi so che era tipo una roba devastante. Ah, aveva l'1-2 che era insteppabile con il DF2 counter assassino salvo, tu fai sì, ok, la posso fare.
1-2, DF2, 1-2, DF2, 1-2, orbital, l'orbital che si mangia gli alti, i bassi, o l'UF3 che si mangia qualsiasi cosa, bellissimo, cose meravigliose dall'Oriente. Sei stato, credo sia stato il primo personaggio che ho toccato su Tekken 7, Lars. A parte la capigliatura, lui poi è fighissimo. Infatti la prima cosa che gli cambio sui capelli, immediatamente. Assolutamente. Meglio pelato, però non me lo fanno fare pelato, lo volevo far pelato, ma non c'è l'opzione. Appunto, ma il pelato è troppo figo. Hai capito? Mannaggia. Assolutamente. Counterone. Arriva al muro, boom, boom, boom. Ah, sì, sì. Io potrei continuare all'infinito. Ottima parata, peccato. Non si abbassa sul secondo. Cosa che io tanto non riuscirei mai a fare. Ok, lancia, brava, aggiungi la porta al muro. Peccato, schiva subito, girei, bella uscita dal muro. Presa doppio pugno non schippata. Ah, che male. Sai, 45 quella presa, o 40? Non credo che arrivi a quella cifra. Potrebbe essere, però c'è il gioco dopo, c'è il colpo garantito a terra. Invece è partita con... cercato di fare il gioco. Ragazzi, Juni on fire. Yes, decisamente. Decisamente. Guarda il backdash, ottimo. Mi sa che ha iniziato a scaricare Jinrei. Download. Vediamo se è download complete. Bravo Jinrei, non ci sta. Ottimo. Ok. Da quella posizione. Buon gioco di Poke. A UF4 da quella posizione quando c'hai il muro. Ok, wall splat importante. Oh. Bravissimo, lei non si è completato. Fa conto che se tu c'hai, sei contro Dragono che c'è il muro sulla tua sinistra, devi stare attento a UF4, perché UF4 a quel punto fa full combo. Perché ti può rialzare. Non chiude. Combo, però c'è un lancio. Impennatona. Ah, manda a vuoto di nuovo. Che tap doppio, se lo ripagano, però c'è la finta L sweep per chiudere. Oh, è un bello. E finta tirare. Neanche tanto. Questa si scopre, non lo burga. E manda corto, riesce a entrare. Lancia con l'Arc Blast, attenzione. Al muro. Peccato. Bella punch Juni di misura. VR2. A questo pattern del VR2 e poi la slide subito dopo. Però Jinrei non l'ha ancora recepito bene. Però c'è back qua. B4. Delle routine è fondamentale quando si gioca. Uno deve capire quando uno abusa di alcune sequenze. E a quel punto lì deve ritorcere delle contro all'avversario. Mm-mm. E già in un FT3 è possibile, diciamo che poi a un certo punto diventa possibile. Sì, assolutamente. Beh, ci sono alcuni giocatori tipo Tishomon che in un FT2 riesce a capire immediatamente le tue routine e le variazioni che vuoi fare, te le legge proprio in testa, è una cosa impressionante. C'è una variazione del gioco di adattamento che, vabbè, ma come cazzo fai così? Grande Tishomon. Adesso Peter ha detto che gli parlerà del CRC per vedere se si vuole unire alla Mandria. Ho letto. Vabbè, praticamente abbiamo smesso di giocare. Però vabbè, cioè lui è sempre meglio giocare con gente così forte. Cioè, beh, è importante, più il livello è alto e più si impara qualcosa. Assolutamente. Anche poi abbiamo fatto fare il level down probabilmente qui in Italia. Braccio. Beh, non lo so, perché in Italia la scena non è da sottovalutare, dai. Abbiamo una presenza internazionale almeno in Tekken, che è già tanto da dire. In altri giochi non abbiamo questa presenza. Diciamo che noi abbiamo un livello della community medio molto alto. Cioè comunque la media con tutti i giocatori sono tutti molto forti. Tu dici, il picco, ci manca il picchissimo. Esatto, avere quelli 2-3 che sono veramente forti non ce l'abbiamo, perché non lo so, lì dobbiamo capire. Per questi sicuramente ci potrebbe essere Devil Nin Cheng, che però che non capisce che cosa deve fare da vita sua Akuma o con Steve. Lì stiamo tutti un po' così. Poi ce ne sono anche altri giocatori, sicuramente vedi anche sicuramente molto promettente Frog, che è un giocatore straordinario da quel punto di vista, che c'è una calma terapica, una cosa impressionante, importantissima soprattutto in torneo dal vivo. Quello fattore fondamentale, la freddezza. Sì, altri poi ovviamente abbiamo Ghirlanda, abbiamo Bode, abbiamo Kazuya, ma ce ne sono, abbiamo Mithrast, Harry Potter, così. Soltanto che praticamente, sai, sono tanti personaggi. Diciamo che all'estero si giocano, hanno dei moduli di allenamento un po' più efficaci dei nostri, forse. C'è anche, secondo me, il fattore che i nostri viaggiano meno.
Perché ci abbiamo pochi soldi. Esatto. Quando non c'è lo sponsor, quello la fa parecchio, perché tanta esperienza internazionale comunque ti forma, non c'è niente da fare. Un po' come in tutto, Sì, questo si può anche fare. Vedi, per esempio, adesso Arslan fa il culo a Nini, va in Pakistan e cerca di capire perché. Ad esempio c'è Coso, quello lì sudamericano, del maestro, che lui ha dovuto chiedere così, e tutti quanti hanno fatto una colletta per mandarlo, perché ovviamente anche loro stanno in una condizione finanziaria del paese complicata. Esatto. Intanto Giunni di prepotenza, siamo all'ultimo match del set, quindi vediamo, ci siamo un po' distratti. Vediamo chi la spunta. Questo è forse il match più equilibrato che abbiamo visto finora. Ottimo. Flat, ma non c'è nient'altro. Prende vantaggio. F4. Stavolta non tira di alzo. Lo becca. Ecco, oh, bravo, Giuni anche lì. Bel lancio. Quella lì praticamente non avrebbe la combo, ma avendo il muro lì. Oh, che bel punish sul Lightning Screw. Ottimo. Preciso. Attenzione, set point per Giuni. Yeah, Giuni. Set point per il debutto. Il debutto, attenzione. La prossima volta che commenta le faremo qualche intervista. Assolutamente sì. Presa 2 non skippata. Esce dal muro. Okay, Giuni. Si appresta, attenzione. Power crash. Non ci sta. Bravissima. Bellissima parata sull'FF 2 più 3 più 4. E qua praticamente. Giuni! Hai capito? On fire sul serio, non gli fregato di niente. E che gli devo dire a questa? Devi lasciarla in pace, che questa devi detrita. Bravissima. Bravissima, Giuni, complimenti. Complimenti, bravo, vince il suo debutto. Girei. No, ottimo match. Con le unghie e coi denti, proprio è stato. Corelda, come dice. Corelda, Peter, preparati. Peter, preparati, scaldi che ti voglio, massiccio, ti voglio. Grazie TCO per il follow, benvenuto. E invitiamo la gente per il main event, gran finale della serata. Ma non, quell'altro match non lo recuperiamo? No, l'abbiamo fatto già. Questo era il terzo, abbiamo fatto sì, questo è il terzo match. Sì, c'è ragione, scusate l'età, ero incoglionito da arte. Mi serve un Peter Law online. Dai, e dietro. E un Oxion. Dai, Exion. Ah, finalmente vedo un HK che sa giocare. Allora facciamo un'introduzione. Una K che sa giocare. Un minimo di introduzione. Allora, vai, vai. Ha fatto sognare, il vero The Dream, che ha fatto il pezzo più che ha andato un soffio da buttare fuori Tishumon, da mandare nei perdenti Tishumon, facendo veramente il match della vita. Una cosa stupenda, meravigliosa. Ti giuro che io stavo lì, mi sono ricresciuti i capelli, mi sono strappati, una cosa veramente incredibile. Poi ha fatto una cazzata micidiale che alla fine si è giocata la morte meno 18 e lì proprio da cercato. E lì però doveva ammettere che era veramente difficile, tutto il match ha fatto un capolavoro, è stato bravissimo. E oltretutto anche lui è passato allo stick, come ha fatto Giuni. Ah, ok, quindi, era un bad player. Esatto, quindi cioè, ha fatto veramente un level up incredibile. Io spero che anche stasera possa farci vedere veramente qualcosa di interessante. Tornando invece a Peter, chiamatemi Xeon per favore, così lo invitiamo. Intanto mi raccomando, main event alle porte, chiamate parenti, amici, cugini, nonni. Allora Peter, che cosa dire? Allora io e Pietro ci conosciamo da una vita,